Ragazzi, mi piacciono un sacco i vostri metodi per fare like, quindi lo utilizzerò anch'io. Mi raccomando, ragazzi, se state guardando questo video adesso, lasciate mi piace. Così arriviamo tutti quanti a 10.000 mi piace sotto a questo video. Vediamo, Bimbo57, se il tuo metodo funziona. Comunque, ragazzi, oggi 12 stagioni, 12 armi. Per ogni season ci sarà una sola arma fortissima. Iniziamo ragazzi dalla numero 12 in cui sto parlando della pre-season 1, cioè a quella brevissima stagione che va dal 12 settembre al 25 ottobre 2017. Ragazzi, stiamo diventando vecchi e praticamente ragazzi in quella season non c'era un bilanciamento d'armi, quindi se giocavate in quel momento lo Scar faceva 98 in headshot, 98, cioè bastava un colpo di uno Scar e un soffio di vento per uccidere qualcuno. Senza parlare, ragazzi, del fatto che praticamente i fucili a pompa facevano danno anche a 500 metri, cioè se tu sparavi col fucile a pompa facevi gli stessi danni di un cecchino ora. E pensate, ragazzi, che non sono nemmeno queste due le armi più forti, perché l'arma alla posizione numero 12 è il nostro Zapatron. Immaginate di sparare con uno Scar, avendo a disposizione un solo colpo, ma potendo fare 150 danni. Ecco, questo è lo Zapatron. E ragazzi, c'è il solito meme che praticamente tutti quanti dicono di averlo provato, che giocavano a settembre di quella stagione, però sono sicuro che nessuno di noi l'ha provato. Come al solito, ve lo chiedo, ragazzi, scrivetemi nei commenti se avete usato lo Zapatron. Alla numero 11, ragazzi, arriviamo alla stagione 1, quando nessuno buildava, si facevano skybase, quando nessuno sapeva come giocare, si sparava a caso, si nascondeva nei cespugli. Anche se in realtà anche ora ci si nasconde un po' nei cespugli perché sono diventati giganti, ma non è questo ciò che conta. Ciò che conta è che nella season 1 l'arma più forte era lo Scar leggendario. Esatto, ragazzi, dato che nella pre-season c'era lo Zapatron a fare tutti quei danni e non poteva esserci lo Scar leggendario, nella season 1 non c'era più lo Zapatron, dato che è durato solamente qualche ora. E quindi è arrivato il nostro Scar. Ragazzi, mi ricordo che c'erano proprio interi video dedicati allo Scar. Era diventato proprio una cosa che volevano tutti: 98 danni in headshot, non li poteva fare nessun'altra arma. E praticamente c'era. Tutti lo volevano. Cioè, ragazzi, mi ricordo che era un'occasione talmente rara trovare lo Scar e ti sentivi talmente forte che quando ne trovavi uno, facevi una foto e la mandavi a un tuo amico. Poi non lo so se facevate così anche voi, però lo Scar, ragazzi, in Season 1 era una bomba. Ragazzi, prima di passare alla prossima, vi ricordo che se inserite il codice SHICO in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, voi dovete solo far vedere che shoppate qualsiasi cosa con il codice SHICO, ovviamente, noi non solo ripostiamo la storia, ma in più, ragazzi, sblocchiamo i direct, così parleremo insieme tutti i giorni. Ok, ragazzi, calmatevi, so che tutti quanti stavate aspettando questo momento, perché arrivando alla numero 10 di questa classifica, entrando nella season 2, abbiamo il double pump. Lo so, ragazzi, non è composto da un'arma, ossia da un fucile a pompa singolo, ma da due armi. Il fucile a pompa del nonno poteva essere bianco o verde, non c'era nemmeno blu, ragazzi, se non sbaglio. Comunque non è questa la cosa importante. La cosa veramente importante è che distruggeva tutto. Cioè, ragazzi, io mi ricordo proprio che il double pump era l'obiettivo finale da raggiungere per essere capaci a giocare a Fortnite. Proprio si spaccava tutto col double pump. Mi ricordo che passavo, io mangiavo, pranzavo e dopo pranzo andavo su YouTube, perché streamavo ancora su YouTube, a vedere le live di Wizard Joe, che proprio lo guardavo e dicevo: ma come fa a switchare un'arma con un'altra così veloce? E alla fine, ragazzi, avevo ragione, perché non eravamo per niente abituati a buildare, sparare, coordinarsi. La mappa, la safe, era tutto nuovo per tutti quanti. E quindi il double pump era una roba assurda, raga. Anche Rekkins, mi ricordo, ragazzi, che Rekkins lo utilizzava con la rotellina. E io volevo provare, dato che non riuscivo con i tasti a fare 3-4, 3-4, volevo provare con la rotellina. E non ho mai imparato. L'hanno tolto prima che io imparassi. Alla numero 8, ragazzi, entriamo in stagione 4 e con la season 4 entra la pistola a tamburo. Un'arma troppo forte, praticamente era sostitutiva degli AR, delle mitragliette, dei fucili a pompa e tutti quanti avevano nell'inventario solo le pistole a tamburo. Diciamo che il double pump era ancora utilizzato tantissimo, ma dato che non posso dire stagione 3 double pump, stagione 4 double pump, stagione 2 double pump, stagione 1 double pump, diciamo che la pistola a tamburo è la migliore alternativa al double pump. Tipo, io che non lo sapevo fare, usavo la pistola a tamburo. Mi bastava tenere premuto e sperare che i colpi entrassero. Passiamo subito, ragazzi, al numero 7 e sto parlando della stagione delle mitragliette. La stagione dello spam. La stagione in cui non potevi nemmeno buildare un muro
perché ti spammavano tutto quanto e ti facevano cadere. Ed è la stagione 5, la stagione del P90. Ragazzi, mi ricordo proprio la stagione 5, non so come mai è stata così memorabile per me, forse perché è uscito Drift, che è una delle mie skin preferite, però sono uscite tantissime skin belle. Non lo so perché è proprio la season 5, raga, però è stata bellissima. E niente, comunque se ti allenavi a buildare nella stagione 5, buttavi via un pochino il tuo tempo perché tutti, raga, ma letteralmente tutti, spammavano. E c'è stato un periodo in cui si portavano in giro anche 2 o 3 P90 al posto del pompa, al posto della R, perché era talmente forte, raga, che poi è stato depotenziato tantissime volte. Quello di ora è comunque forte, ma è depotenziato, raga, ricordatevi questa cosa. Ai tempi, avere in mano un P90 è vittoria reale. Alla numero 6, ragazzi, troviamo una cosa un po' strana, nel senso perché nella stagione che mi è piaciuta di meno in assoluto su Fortnite, ossia la stagione 6, non so come mai non mi sia piaciuta, troviamo la mia arma preferita anche ora, dopo tutti questi mesi, ossia il pump leggendario. Ragazzi, ormai lo sapete, io sono il king del pump, come dicevo nel gameplay che ho fatto insieme a Diego, e perché faccio sempre 220, cioè, ragazzi, io questo pump lo amo. Ha un bel rumore, fa un sacco di danni, è bellissimo, è fortissimo e è divertente da usare. Quindi, ragazzi, si merita di essere il capo della stagione 6, anche se purtroppo la stagione è un po' più brutta secondo me. Alla numero 5, ragazzi, passiamo alla stagione 7 e abbiamo il piccone. Ragazzi, il piccone è stata l'arma più forte di tutta la stagione 7. Per quale motivo? Perché siamo passati da 10 a 20 danni, ragazzi. Il piccone laserava tutti i nemici. No, sto scherzando, ragazzi, volevo solo vedere chi è arrivato fino a questo punto del video. Che simpatico. Beh, comunque, se siete arrivati fino qui, scrivetemi nei commenti piccone, a caso. Ovviamente, ragazzi, per la stagione 7 l'arma più forte, anche se, beh, tecnicamente è un'arma, dato che è un'arma mistica, però comunque non so se è proprio un'arma con cui si spara, però è la spada. Secondo me, ragazzi, in assoluto, la spada è stata una delle cose più divertenti e più esageratamente forti mai aggiunte su Fortnite. E è meglio dei bruti. So che state per dire che i bruti erano forti ed erano anche antipatici. La spada era ok antipatica se ce l'avevi contro, però te la dovevi guadagnare, perché per prendere la spada dovevi scontrarti contro 54 nemici che ti sparavano tutti insieme. Quindi già solo l'ottenere la spada voleva dire che tu eri forte. Ecco, questa è la differenza tra la spada e quelle schifezze dei bruti. Alla numero 4, ragazzi, passiamo alla stagione 8 e ci avviciniamo sempre di più alle nostre stagioni. Quindi, ragazzi, ve le ricorderete sicuramente tutte le armi della stagione 8. E anche se vorrei dire che secondo me la pistola quella da pirata è stata l'arma, una delle armi in realtà più divertenti in assoluto di Fortnite, perché era veramente divertentissima, ragazzi, per non perdere le high ground, per fare qualche kill fatta bene, divertente, bellissima, per far vedere che si era fortunati a sparare da lontano e prendere i nemici in headshot. Però comunque è l'arco esplosivo. Ragazzi, non so quanti di voi se lo ricordano, ma prendere l'arco esplosivo era come prendere, cioè soprattutto all'inizio della partita, quando non si avevano materiali, faceva danno ad area, 100 danni ad area, poi è stato depotenziato, però era una bomba, ragazzi, divertentissimo. Passiamo alla stagione 9, ragazzi, un'arma che piace a tutti ma che a me non è mai piaciuta, anche se ammetto che è forte, ragazzi. Entriamo in top 3 parlando del combat. Ok, ragazzi, faceva un sacco di danni, sparava veloce, sparava lontano, però a me il combat non è mai piaciuto, quindi non parlerò di lui. Non se lo merita. Senza contare il fatto che in quella stagione hanno tolto il pompa del nonno e il pompa quello gigante che spara forte per mettere il combat. Quindi uno o usava il tattico che faceva schifo, o usava il tattico leggendario, non mi ricordo nemmeno se c'era già nel gioco. Ah, quello che sparava a raffica da vicinissimo, urca che bel pompa, lo lasciavano per terra tutti, o usavi il combat che era l'unica arma decente. Pensare che ci hanno fatto anche la World Cup nella season 9 con il combat. Mancano solo 2 stagioni, ragazzi, iniziamo dalla posizione numero 2, ossia la stagione 10. Tutti quelli che stanno guardando questo video, ragazzi, sono sicuro che abbiano giocato la stagione 10, ragazzi, non potete non averci giocato. Cioè, almeno sarebbe molto ma molto strano. Comunque scrivetemi nei commenti se non ci giocavate. E ragazzi, il bruto. Diciamo che il bruto è antipatico. Basta, non parlerò più di lui. Antipatico. E alla primissima posizione, ragazzi, parliamo di un'arma che in realtà non c'è. Ragazzi, secondo me, la mia teoria è che in prima posizione non c'è nessun'arma, ma ci sono tutte le armi. Nel senso,
Ok, potrebbe essere magari lo Scar leggendario o il Pompa leggendario. Però, per fortuna, nel capitolo 2 di Fortnite non ci sono più armi straforti, cioè fortissime. Nel senso, è ovvio che poi un fucile a pompa leggendario è più forte di un tattico grigio, come sempre, è sempre stato così Fortnite e così sempre sarà. Però, non c'è quell'arma che proprio distrugge tutte le altre. E sono felice di dirlo. Mi piace un sacco questo capitolo 2, non vedo l'ora di vedere tutti gli eventi che arriveranno. E un'altra cosa che non vedo l'ora di vedere è una pizza. E niente ragazzi, il video termina qui. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo momento del video, ragazzi. È il momento in cui ringrazio i supporter. Grazie mille ragazzi, tutti quelli che inseriscono il codice Shiko in supporto a un creatore ci fanno veramente un favore enorme, ci aiutate tantissimo. Siete i numeri uno ragazzi, grazie. I numeri uno ragazzi, siete i numeri uno. E per ora io non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella.